Presentiamo una iniziativa culturale estremamente interessante dal punto di vista storico, musicale, è un'anteprima mondiale perché il primo pizzino della storia della criminalità ritrovato a Bari nel 1901 è stato trasposto per la prima volta in opera musicale e tutto questo con una grande coprotagonista che è l'arma dei carabinieri. Questo pizzino è stato ritrovato da un carabiniere nel 1901, sequestrato, conservato presto l'archivio storico di Bari, dove è rimasto silente per 118 anni, fino a quando un altro carabiniere, Stefano De Carolis, ha aperto questa busta gialla legata agli atti di un processo e ha riportato il pizzino a nuova vita, ricontestualizzandolo storicamente. E era una canzone, la canzone di Amalia la Disgraziata, che conteneva un messaggio criptico e cifrato molto particolareggiato, ma decodificabile dagli interlocutori all'esterno del carcere a cui era indirizzata. Era una comunicazione intraverso, quindi dal carcere fuori all'organizzazione criminale barese, e che era effettivamente una canzone che cantavano tutti i detenuti e cantavano fuori tutti gli affiliati alla prima organizzazione criminale della Puglia. Oggi è stato ritrovato chiaramente il testo, ma non la musica, che era invece affidata ad una tradizione di tipo orale, e grazie al maestro Fabio Tassinari, che è un etnomusicologo e comandante della fanfara dei carabinieri a cavallo di Roma, è stato possibile ricostruire la musica di quel tempo. Quindi questo pizzino si trasforma in un mero libretto d'opera e quindi diventa un'opera in un atto unico che dura 6 minuti e che viene da domani presentato in tutte le piazze.